un piccolo modello. Chi ha diritto alla protezione internazionale arriva in Europa, arriva in Italia. Chi non ha diritto viene rimpatriato, ma in condizioni di sicurezza e con la possibilità di rifarsi una vita. L'Italia, nel momento in cui ha dimostrato di saper governare gli arrivi e le partenze nel Mediterraneo centrale, ha anche avuto il numero più basso di morti nel Mediterraneo centrale. È un bene comune la sicurezza, cioè innanzitutto è un bene. Poi comune vuol dire che il modo per fruire questo bene avviene attraverso il rapporto di relazione degli uni con gli altri. La sicurezza non può essere vissuta e vissuta come un bene dentro l'isolamento dell'individuo. Nelle società moderne, in Italia come in altri paesi europei del pianeta, noi abbiamo visto crescere negli anni due grandi sentimenti. Il sentimento della rabbia e il sentimento della paura. E sono due sentimenti, non due stati d'animo. E spesso impattano sui ceti più deboli e più esposti delle società, dei nostri paesi. Una grande forza di sinistra riformista, quale noi siamo, deve saper ascoltare coloro che sono arrabbiati e coloro che hanno paura. E la differenza che c'è tra noi nazionalpopulisti sta esattamente in questo. La sinistra deve ascoltare con l'obiettivo di liberare le persone che hanno paura. E la destra e i nazionalpopulisti fanno finta di ascoltarli, ma l'obiettivo è di tenerli incatenati alle loro paure. Basta soltanto guardare questi 5 mesi di governo per capire cosa voglio dire. I grandi flussi demografici non possono essere cancellati. Chi dice che con un colpo di bacchetta magica a un certo punto le migrazioni nel mondo cesseranno sta raccontando una cosa non vera. È quello che può fare una grande democrazia, è quello che deve fare la sinistra, è lavorare perché i grandi flussi demografici siano governati, combattere l'illegalità, e cioè sconfiggere gli scafisti e costruire canali legali per l'immigrazione. È quello sul quale noi ci siamo cimentati, esattamente l'opposto che agevolare il diffondersi della paura. Esattamente l'obiettivo è di liberare i cittadini dalle paure. No, non è un porto sicuro per i migranti. La cosa molto importante è che adesso agiscono le Nazioni Unite direttamente in Libia. Fino a qualche mese fa si occupavano della Libia rimanendo a Tunisi. Oggi l'Organizzazione Mondiale per l'Immigrazione, l'UNHCR, sono a Tripoli. E lì hanno fatto due cose che io considero molto importanti. La prima è quella di selezionare, si chiamano tecnicamente delle fragilità, persone in carne ed ossa, sono mamme con bambini, che hanno diritto già alla protezione internazionale. E quelle persone sono più di un migliaio e di questo migliaio già 320 nei mesi di dicembre dello scorso anno e di gennaio di quest'anno le abbiamo portate in Italia con dei corridoi umanitari. E sarebbe molto importante che questi corridoi umanitari rimanessero aperti. Un piccolo modello. Chi ha diritto alla protezione internazionale arriva in Europa, arriva in Italia. Chi non ha diritto viene rimpatriato, ma in condizioni di sicurezza e con la possibilità di rifarsi una vita. Il codice è un punto di accordo ed è stato firmato dal governo italiano d'intesa con l'Unione Europea e dai vertici delle organizzazioni non governative. L'hanno firmato tutte le organizzazioni non governative, esclusa una, Medici Senza Frontiere, e che tuttavia ha continuato a operare nel Mediterraneo centrale attraverso un'altra organizzazione, si chiamava e si chiama SOS Mediterranee. Vede, io la cosa di cui sono più orgoglioso è che l'Italia, nel momento in cui ha dimostrato di saper governare gli arrivi e le partenze nel Mediterraneo centrale, ha anche avuto il numero più basso di morti nel Mediterraneo centrale. Questo lo si è fatto perché c'era un sistema di salvataggio in mare che aveva insieme la Guardia Costiera italiana, la Guardia Costiera libica e le organizzazioni non governative. In questi mesi non abbiamo chiuso nessun porto e abbiamo dimostrato come possono convivere strutture statuali e strutture non governative. Purtroppo tutto questo è stato adesso cancellato da una linea che invece ha portato a trasmettere un messaggio che fossimo di fronte ad una drammatica emergenza, ad una invasione senza nessun tipo di controllo, quando non c'era né l'emergenza né l'invasione.